Ciao da Sim, ho studiato, ho preso appunti e mi piacerebbe avviare un percorso, una sorta di mini rubrica estemporanea sul possibile nuovo allenatore della Juventus, se la Juve me lo consente, cioè se non ci sarà una decisione definitiva su Pirlo in o Pirlo out, con ovviamente sostituzione nel caso dell'allenatore della Juventus in questi giorni. Siamo al 25 di maggio e quindi c'è ancora margine di attesa per il prossimo allenatore della Juventus e forse sono giorni caldi da questo punto di vista. Si è parlato lungamente di Allegri, ma c'è anche la possibilità Zidane e poi questo e poi quell'altro. Io provocatoriamente qualche settimana fa, ben prima anche di sapere come sarebbe finita la stagione, vi avevo detto: ma perché non prendiamo Spalletti? Adesso invece vi parlo di Ivan Juric, perché si è parlato anche di Ivan Juric per quanto riguarda il siparietto con Sky, con Massimo Ugolini, dopo Napoli-Verona 1-1, una cosa di cui vi ho parlato nel mio podcast, che potete ascoltare in versione integrale su patreon.com/avsim, link in descrizione, e dove vi ho anche spiegato come la penso della questione mediatica, della questione comunicativa. Ma non parliamo di questo, parliamo di Ivan Juric. Certo, se Juric venisse ad allenare la Juventus subito dopo Pirlo, pensate quanto sarebbe ancora più convincente per gli stolti la lettura, l'interpretazione secondo cui il Verona si è impegnato al massimo proprio contro il Napoli per sfavorire il Napoli e favorire la Juventus, perché Juric sapeva di dover diventare allenatore della Juventus e quindi voleva assolutamente che la Juventus andasse in Champions League, così poi lui si andava a giocare la Champions League. Vedete che bella storiella che vi ho impacchettato, pronta per voi che siete malpensanti nei confronti della Juventus, ma nei confronti dello sport e della sportività, perché non esiste pensare che una squadra si impegna di più o di meno per favorire o sfavorire una terza squadra, neanche per un interesse proprio, che ci starebbe nel caso, anche se sarebbe comunque un pochino scorretto per non dare il massimo sempre, però sapete, ognuno poi misura le proprie forze. E ha la forza Juric di diventare allenatore della Juventus? Non lo so, però sinceramente è uno dei nomi che auspico. Non mi interessa che magari a molti non piace, no, ma cosa dobbiamo fare con Juric? Non parla benissimo l'italiano, non sorride mai, è rude, è anche lui un po' come Sarri nello stile, magari possiamo anche dire questo. Quindi no, non esiste, non lo voglio Juric, ma che ha vinto Juric? Che trofei ha vinto Juric? Quanti esoneri ha fatto? Ecco, tanto vi dico che Juric ha ottenuto una promozione che rispetto a quelle che ha ottenuto Sarri è poca roba, con il Crotone dalla Serie B nella stagione 15-16, ma dopo vediamo le statistiche di Juric. Ha lavorato tanti anni con Gasperini, al Genoa pochi mesi, all'Inter pochi mesi, ma perché sono stati poi cacciati entrambi, molto più tempo invece al Palermo, ma è soprattutto un allenatore che ha portato il Verona dall'essere una squadra di bassa classifica all'essere una squadra di metà classifica e della prima metà di classifica. In queste due stagioni un nono e un decimo posto, conquistato proprio in virtù del pareggio nell'ultima partita di campionato con il Napoli. Quindi perché vorrei Juric? Vorrei Juric perché è un grande lavoratore, perché è un allenatore serio, perché è uno che ha delle idee e le sa mettere in pratica. Però è anche vero che è difficile lavorare con Juric per campioni affermati, e per Juric lavorare con campioni affermati, perché io credo che Juric sia uno che ti mette veramente a lavorare, che pretende, ma giustamente ha bisogno di giocatori che apprendano determinate cose, che modificano il loro approccio, che sappiano andare in campo a fare determinate cose dopo dei cicli di lavoro tattico che vanno in una precisa direzione. Però è anche vero che Juric ha delle caratteristiche che possono essere abbinate alla Juventus, e quindi vi parlo della sua carriera, delle sue statistiche, delle sue caratteristiche e anche della prospettiva di mercato. Chi resta e chi parte, ma chi arriva o di chi avremmo bisogno con Ivan Juric in panchina come allenatore della Juventus. Poi non succederà, perché si parla addirittura di Juric al Torino, quindi figuriamoci. Avete magari ragione a dire che Juric non è un allenatore di alta classifica, ma anche qui bisogna vedere un discorso relativo. La Juve ha preso allenatori da Serie B, con esperienza in Serie B e in Serie C, di bassa classifica, e corrispondono ai nomi di Marcello Lippi, Antonio Conte, che poi sono diventati grandi sulla panchina della Juventus. Per una volta potremmo prendere allenatori bravi, capaci, che hanno dimostrato come allenatori, al di là dei risultati, da altre parti, e vedere come possono migliorare la Juventus, perché la Juventus ha bisogno di essere migliorata. E come ho già detto, ci serve un allenatore straniero, anche se Juric è calcisticamente italiano di adozione da molti anni, ma soprattutto estraneo all'ambiente Juve, come appunto Juric, che per la Juve non è mai passato.
La carriera di Ivan Juric, nato il 29 agosto 1975, croato, e da giocatore tra l'altro ha disputato campionati con il Siviglia, con il Crotone e con il Genoa, con cui poi si è ritirato, è una carriera che inizia proprio con il Genoa, come allenatore dell'Under 19 tra luglio 2010 e luglio 2011. Poi, per un breve periodo insieme a Gasperini, ma già c'era Gasperini al Genoa nella parte finale, la parte iniziale anzi della sua esperienza come allenatore Under 19, passa all'Inter da luglio a settembre 2011 come assistente tecnico e poi, come sapete, c'è l'esonero del Gasp. A settembre 2012 fino a marzo 2013 diventa vice allenatore al Palermo, dove trova Gasperini, dove lavora con Gasperini, appunto, e poi va di nuovo al Genoa da settembre 2013 a giugno 2014, di nuovo come allenatore dell'Under 19. La carriera di allenatore prima squadra di Ivan Juric comincia a luglio 2014, dove per una stagione è allenatore del Mantova in Serie C, 39 panchine, 14 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte e 1,28 punti a partita. Nella stagione successiva, appunto 15-16, fa l'intera stagione sulla panchina del Crotone e si piazza al secondo posto, conquistando quindi per il Crotone la promozione in Serie A. 45 panchine, 25 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte e la sua miglior media di punti in carriera 1,96. Da luglio 2016 al febbraio 2017, dove arriva un esonero, è allenatore del Genoa per la prima volta. 28 panchine, 8 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, 1,11 media punti a partita. Viene richiamato ad aprile 2017. Sapete che il presidente del Genoa Preziosi è un po' come Zamparini, quindi ritorna ad aprile 2017 fino a novembre 2017, altro esonero, 20 panchine, 4 vittorie, 4 pareggi, 12 sconfitte e media punti 0,8, quindi molto bassa, ancora più bassa nella sua ultima esperienza al Genoa, direi pessima, da ottobre 2018 a dicembre 2018, altro esonero, solo 8 partite, 0 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, 0,38 di media punti a partita. E poi cominciano i due anni già finiti egregiamente al Verona, luglio 2019, giugno 2021, adesso Juric lascerà appunto il Verona anche se aveva un contratto fino al 2023, nono e decimo posto rispettivamente, 76 panchine, 23 vittorie, 24 pareggi e 29 sconfitte, un ruolino di tutto rispetto con 1,22 punti a partita in media, anche con una media goal di 1,28 fatti e 1,36 subiti. Storicamente infatti il Verona di Juric è una squadra che segna poco e subisce poco, è una squadra di grande equilibrio, lo vediamo anche nei numeri. Modulo più utilizzato 3-4-2-1, ma non dobbiamo parlare di modulo, dobbiamo parlare di una squadra caratterizzata da aggressività, da riaggressione, gioca sull'ampiezza, gioca sul lungo, effettua molti cross e sfrutta anche molto i duelli aerei, in un contesto in cui riesce a piazzarsi a metà classifica per tanti elementi di rendimento in questa Serie A, cioè prendendo che cosa ha fatto il Verona nella Serie A 2020-2021. Undicesimo posto per possesso palla medio, 50%, tredicesimo per passaggi in media partita, 425, però diciottesimo per passaggi corti completati, solo 298 in media partita, e quattordicesimo invece per passaggi lunghi, a dimostrazione che gioca sul lungo Juric, cioè 26 in media a partita. Precisione dei passaggi ultimi in Serie A, 76%, proprio perché si gioca sul lungo, si gioca sull'ampiezza e si gioca anche ad alti ritmi. Però anche una buona fase offensiva, quindicesimo posto per tiri totali 10,5, diciottesimo per tiri in porta, non benissimo, 3,5, appunto è una squadra di costruzione il Verona, più che una squadra fulminea negli attacchi, più che una squadra cinica, con anche sedicesimo posto per tiri subiti, ben 14 in media partita, e per quanto riguarda la riaggressione, una riaggressione basata sul posizionamento e sull'intercetto. Verona terza squadra in Serie A con 13 intercetti in media partita, ma ventesima per contrasti, 12,5, con infatti un indice PPDA che vede il Verona addirittura al primo posto come indice di riaggressione, 8,5, è la miglior squadra il Verona per riaggressione alta, riaggressione immediata, anche se sono tra gli ultimi, quindicesimo posto per riaggressione passiva, cioè per capacità di tenere palla, 9 PPDA secondo Understat, che ci dice anche che il Verona avrebbe dovuto subire 52 gol, ne ha subiti solo 48, ma segnarne 48 ne ha segnati solo 43. Questi sono i dati. E quindi questa è la carriera e queste sono le statistiche sostanzialmente del Verona, aggiungendo anche che il Verona in questa Serie A è la prima squadra per tiri effettuati da dentro l'area piccola, 12%,
con un baricentro che è tutto sommato equilibrato, 27% nel terzo difensivo, 45% in quello centrale e 28% in quello offensivo. Quindi equilibrato ma con una tendenza all'andare in avanti. Un'ottima squadra per principi tattici, per capacità di esecuzione tattica, con valorizzazione dei giocatori. Insomma, Juric sa assolutamente il fatto suo. Come giocherebbe la Juventus con Juric, ma innanzitutto chi resterebbe, chi andrebbe via e chi potremmo acquistare. Dobbiamo quindi descrivere, delineare una Juventus che sappia fare cross, che sappia tirare da dentro l'area piccola, che sappia giocare d'ampiezza, che sappia giocare sul lungo e che sappia fare aggressione, soprattutto con gli intercetti. Quindi dobbiamo trovare chi sono i migliori giocatori da questo punto di vista e togliere per esempio i giocatori che sono un po' statici, che tengono troppo palla, che corrono troppo con la palla e negli spazi, che non sanno magari tenere l'ampiezza e anche andare a duello nell'uno contro uno, perché sono questi i giocatori che servono a Juric. Possiamo accettare giocatori meno precisi tecnicamente, anche se poi alla Juve, la Juve di Juric dovrebbe necessariamente alzare la percentuale di precisione che si vede attualmente nel Verona, ma non possiamo accettare giocatori che non sappiano fare una riaggressione feroce e costante per tutta la partita. Quindi servono giocatori di gamba, di ritmo e di abnegazione. E quindi io personalmente penso che in una Juve ipotetica di Juric, ma posso chiaramente sbagliare, sarebbero imprescindibili De Ligt, Demiral anche, Demiral sarebbe un ottimo difensore per Juric, Danilo, Cuadrado, soprattutto anche per la fase difensiva, per l'impegno di Cuadrado nella fase difensiva, oltre che per i cross, l'ampiezza e la profondità. Arturo, qualche dubbio, perché è un giocatore che dà ritmo, ma non l'abbiamo ancora valutato bene alla Juventus nella sua fase di riaggressione, quindi nella fase difensiva, però potrebbe starci. Sicuramente Federico Chiesa, sicuramente Morata per il discorso dei cross e dell'area piccola, e comunque Dybala, perché Dybala è un giocatore che va bene per qualsiasi allenatore sostanzialmente, e soprattutto a questa Juve, se togli anche Dybala, togli veramente troppo. Mentre non sarebbero, secondo me, giocatori da Juric Alexandro, per la sua pigrizia, soprattutto nella riaggressione. Rabiot, perché tiene troppo palla e non ha il ritmo nella riaggressione. Rabiot recupera palloni, ma non ha il ritmo nel pressing e non ha i posizionamenti giusti, secondo me, in fase difensiva. Bernardeschi, perché comunque la sua stagione non è stata assolutamente valida e perché non avrebbe neanche lui i ritmi, tiene troppo palla pure Bernardeschi. Bentancur, anche qui ho qualche dubbio, potrebbe essere molto valorizzato da Juric, però onestamente non saprei. Ho qualche dubbio anche su Bonucci, perché Bonucci sul discorso, ecco, della riaggressione, del pressing, non è il migliore, però è un difensore eccellente per costruzione e per letture, quindi è difficile per qualsiasi allenatore in questo momento privarsi di questo Bonucci. Ovviamente non sarebbe da Juric Chiellini, che comunque io auspico che se ne vada e finisca la carriera il prima possibile, o che comunque lasci la Juventus, ma per il discorso della riaggressione, visto che Chiellini è abituato a difendere all'indietro, non ci starebbe bene. E credo che faticherebbe molto anche McKennie, perché non è quel centrocampista solido per la riconquista del possesso palla, già che è anche molto impreciso nella gestione del pallone. Tralascio gli altri, e in particolare Cristiano Ronaldo, che comunque ha deciso di suo di andarsene dalla Juve, e quindi è un discorso a parte. Chi potremmo prendere o dovremmo prendere? Allora, intanto io vi faccio solo due nomi, perché con le assenze che vi ho delineato, a proposito, non sarebbe da Juric ovviamente neanche Ramsey, Ramsey non sarebbe assolutamente da Juric, perché la fase difensiva di Ramsey in riaggressione è troppo blanda. Quindi vi nomino solo un terzino sinistro di cui avremmo assolutamente bisogno e un centrocampista mediano, poi ovviamente se ne possono prendere anche altri, però con due innesti, valorizzando poi i giovani Fagioli, Dragosin e uno o due tra Marley Aké, Felix Correa e Matias Sulé in Under 19, io andrei a prendere semplicemente come due giocatori del Wolverhampton. Voi mi direte, ma il Wolverhampton ha fatto 45 punti in Premier League, si è salvato, cosa vai a prendere? Va bene, però sono giocatori validi lo stesso, e comunque in Premier League 45 punti sono molto di più di 45 punti in Serie A per valore tecnico, e quindi io andrei a prendere il terzino sinistro dei Wolves, Rayan Aynouri, nato il 6 giugno 2001, francese, che è un terzino sinistro bravo nei cross, bravo nei contrasti, quindi sostanzialmente è un terzino sinistro validissimo per Juric. E ancora più valido a centrocampo sarebbe il mio pupillo Ruben Neves,
portoghese, sempre dei Wolves, 13 marzo 97, che io vorrei, sono tre anni che vorrei Ruben Neves alla Juventus, e continua a dire che è un giocatore ideale, perché è bravissimo nell'intercetto, nella riconquista del pallone, scusatemi, prima ho detto contrasti, ma per Einuri volevo dire nell'intercetto, è molto bravo in entrambi in realtà, nel recuperare il pallone, bravissimo Ruben Neves nel recuperare il pallone, ma nello smistarlo sul lungo. Ruben Neves è proprio un perfetto mediano, anche di costruzione ma anche di interdizione, perché sa fare tutto, soprattutto con il gioco sul lungo. Quindi con Juric, Einuri e Ruben Neves sarebbero da prendere subito dai Wolves e portarli alla Juve, non costerebbero credo neanche tanto, anche se sono giovani, soprattutto Einuri, e ti rifaresti un po' adesso a puntellare la squadra dove serve. A proposito, non ho nominato per esempio Kulusevski, tra quelli che secondo me Kulusevski può restare in un'ipotetica Juve di Juric, perché è un punto interrogativo, è un giocatore ancora da scoprire, ancora da valorizzare, non l'abbiamo ancora scoperto fino in fondo. E quindi questa sarebbe, secondo me, la Juve di Juric. Fatemi sapere se vi piace questa prospettiva. Lo so che molti storcono il naso perché si tratta di Juric e c'è il pregiudizio, però invece secondo me sarebbe un allenatore validissimo che merita anche una grande squadra. Grazie per l'attenzione, ripeto, spero di proseguire con l'analisi ipotetica di altri allenatori sulla panchina della Juventus, al di là delle voci di mercato, così semplicemente ragionando su quelle che sono ipotesi, prospettive e anche auspici, e quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Mettete like a questo e ditemi come la pensate nei commenti. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!